Non è ancora chiaro quanto tempo occorrerà e se il processo di bonifica del territorio sarà totale, ma quei 50 milioni di euro previsti dalla legge di stabilità del governo per i siti di interesse nazionale contaminati dall'amianto fanno sperare anche Biancavilla, a cui andranno 12 milioni di euro. La speranza non è più di chi è morto, di chi si è ammalato, ma per chi continua a vivere in quel paese sarà qualcosa. Il sottosegretario dell'Ambiente, Silvia Velo, accompagnata dal sottosegretario al Ministero della Giustizia, Giuseppe Berretta, impegnata oggi in due diversi incontri a Catania, nei laboratori nazionali del sud dell'Istituto di Fisica, e a Biancavilla, spiega i termini del progetto bonifica. Oggi siamo a buon punto, siamo in attesa dal Comune di alcune integrazioni che sono emerse appunto negli approfondimenti fatti al Ministero sul progetto. Quando queste integrazioni arriveranno, procederemo rapidamente all'approvazione definitiva e ci auguriamo che queste arrivino, anzi faccio un appello perché queste arrivino più rapidamente possibile. Gli interventi di bonifica del territorio a Biancavilla, dove centinaia di persone in questi anni sono morte o si sono ammalate per aver respirato amianto, partiranno da Monte Calvario, La Cava, da dove per tanto tempo sono stati estratti materiali utilizzati per l'edilizia, ma si allargheranno anche alla città. Primi mesi dell'anno con il Comune abbiamo già cominciato a lavorare ad un progetto che riguarda l'area urbana, di messa in sicurezza dell'area urbana, ma anche di linee guida per la gestione dell'edilizia esistente. Abbiamo istituito un tavolo tecnico che comprende anche l'INAIL. A Biancavilla, così come negli altri siti contaminati, resta aperta la questione dei risarcimenti chiesti dai familiari delle vittime. Il sottosegretario ha ricordato il disegno di legge in via di approvazione alla Camera sugli ecoreati. In sede di comparto giustizia del governo, a valutare se ci sono sull'amianto in particolare altre integrazioni da fare. Ma io credo che già il provvedimento sugli ecoreati sarà uno strumento importante a disposizione delle vittime e per il risarcimento.